Tanza di rilanciare il Piedigrotta Festival di Napoli con Gianni Aterrano. Insomma, è una cosa molto significativa, perché il recupero della tradizione in questo territorio è fondamentale, un territorio ormai a vocazione turistica internazionale, e chi meglio del maestro Aterrano può dirigere, può orchestrare, può mantenere le fila di questa importantissima tradizione culturale napoletana. Sono assolutamente d'accordo e credo che sia ora di rilanciare Piedigrotta con quelle persone che hanno molta esperienza nel cuore e hanno l'anima per poter fare un lavoro del genere, perché bisogna amare Napoli veramente, la vera Napoli, bisogna amarla per poter fare un lavoro del genere. Quindi viene da Legnano. Io sono Tepsa, sono un autore, sono venuto da Milano per aiutarvi a sostenere questa attività. Pensa quanto ama Napoli, già stai meglio, appena si è venuto a Napoli già ti si ripiglia. Sì, sono già ingrassato 10 kg perché mi sono fermato a mangiare qualcosina. E ringraziamo questa città, perché è una città veramente unica in tante galassie, no, al mondo. Sono pienamente d'accordo, sottoscrivo quello che dice il mio amico Salvatore De Pasquale, meglio conosciuto come Depsa, e quindi ringraziamo veramente questa città, che è la città senza la quale probabilmente noi non avremmo fatto quello che facciamo. Assolutamente sì, sicuramente sì. Perfetto. Non festival, non Piedigrotta, che era una manifestazione importante a Napoli, dove si cantavano canzoni nuove, con spettacoli importanti, con artisti importanti che giravano per l'Italia, e queste canzoni, molte delle quali hanno fatto il giro del mondo. Una fra tante, Accarezzami, cantata da Teddy Rena, a suo tempo cantante famosissimo allora. Quindi noi vogliamo, perché no? Pensa che all'estero si inventano cose che non esistono per creare una situazione da festeggiare. Noi diremmo che sto bene e la buttiamo. Io dico che noi siamo pessimi depositari di una tradizione musicale e artistica e culturale famosa nel mondo. Che cosa mi manca? Io praticamente ho patrocini che fanno paura, perché ho tre conservatori di musica nazionale che ci danno il loro patrocinio. Ho il patrocinio della chiesa di Piedigrotta, ho il patrocinio dell'arcivescovo di Napoli, Eminenza Battaglia, qua ha scritto delle parole bellissime per quanto mi riguarda, e poi abbiamo tanto il ministro della cultura, c'ha dato il suo patrocinio, ma tanti che è veramente difficile. Ci mancano solo due, e sono due enti nostrani. Mi manca la regione e il comune di Napoli, che sono, per quanto mi riguarda, senza voler polemizzare, due assenti ingiustificati. Tullio, che vuol dire stare col maestro Terrano?
Qua proprio una bella porta. Che vuol dire stare con il maestro Aterrano? Ragazzi, vedete? È la storia di Napoli, è anche la storia di Tullio De Pisco. I primi passi importanti sul mio strumento li ho fatti con lui, addirittura alla Vista Radio col grande Sergio Bruni, diretti da Angelo Giacomazzi, grandissimo. Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi, grazie ai giornalisti. Ho qui l'onore oggi con Gianni Terrani e Gino Di Mezzo di presentare la conferenza stampa di presentazione di Grotta Festival di Napoli. Oggi è una giornata importante perché quest'uomo che mi onoro di conoscere, uno dei più grandi musicisti italiani, storici, a quasi 90 anni lancia un crowdfunding, cioè una raccolta popolare per realizzare un festival che ha patrocini dal Ministero della Cultura, da tanti enti, dalla Camera di Commercio, poi li elencheremo tutti, e che però ha bisogno dell'aiuto popolare. E allora do la parola a Gianni Aterrano per iniziare a raccontarci di questa avventura, e oggi sarà presentato anche lo storico concorso. Quindi viva il Grotta Festival di Napoli, viva Gianni Aterrano, grazie. Un applauso finale. Allora, tempo fa, circa 7-8 mesi fa, ebbe questa specie di illuminazione. Innanzitutto scusatemi per la voce, perché vengo da una afonia pazzesca. Sono stato abbastanza raffreddato. Ora, 7-8 mesi fa, dicevo, ebbi questa illuminazione stando vicino al Parco Virgiliano e ricordandomi che la mia dichiarazione definitiva sul piano, mi pregherò di fare un po' di silenzio, grazie, perché oggi è poco. Allora, ebbe questa specie di illuminazione perché Virgilio, che sta su verso il Parco Virgiliano, e c'ha la tomba dietro la chiesa di Pietrogrotta. Questo, diciamo, lo spavento mi fece pensare a studiare un po' sul piano della Pietrogrotta. E assieme a degli amici che mi sono stati molto vicini, abbiamo realizzato questo discorso che abbiamo realizzato comunque, che si chiama Pietrogrotta Festival di Napoli. Dunque, Festival Pietrogrotta sul piano culturale affonda le radici nei secoli, fino ad arrivare a Punta Virgilia. Per quanto riguarda invece la parte musicale, affonda anche in qualche secolo, e si faceva a Napoli le famose pietrette musicali realizzate da case di dieci musicali, case di scopografia, le quali facevano degli spettacoli chiamando artisti importanti
queste sono canzoni che sono molto importanti. Allora noi vogliamo restituire il concetto, e quindi facciamo e mandiamo un bando per la prossima canzone da realizzare a settembre prossimo per quanto riguarda noi. Poi ho ascoltato io per ringraziare tutti quanti voi, ho ascoltato che devo ringraziare anche tutte quelle persone che non sono venute perché mi hanno scritto, mi hanno mandato un sacco di artisti. Poi che cosa è successo? Che io ho mandato questo, diciamo, ai nuovi enti, e se tutti quante persone mi hanno detto che mi hanno mandato io tre conservatori di musica, altri due stanno a lettere, la chiesa di Pietrelutta mi ha mandato solo patrocina, Monsignore della Sua Eminenza Battaglia, con parere che mi hanno commesso, mi ha dato il suo patrocinio. Ma un sacco di gente. E poi l'ultimo, scusate, la RAI, nella persona del suo direttore a Napoli, Antonio Pernati, mi ha, a vedere, diciamo, andato anche a fare l'intervista che ha mandato l'intervento. E poi abbiamo una banca che ci ha aperto il conto, la banca di Milano, non di Napoli, una banca di Milano ci ha aperto il conto e ci ha messo già nelle ditte, diciamo, nei clienti che saranno sponsorizzati. Grazie al dottor Rosario Bucalà. Abbiamo creato un sacco, allora dicevo, un sacco di sponsor da tutte le parti ci siamo arrivati. Sapete chi manda alla nostra, ma non può, posso dire ancora no? Sì. Mancano due enti. E io lo dico con amarezza, senza voler polemizzare, manca la regione e manca il comune di Napoli. Ci svegliano e ci affiancano, me lo auguro con tutto il cuore, perché è veramente amaro vedere tante, pensate che alcuni artisti hanno fatto le capre. Il mio amico Tullio De Viscopo, questa qua, è venuto da Milano, se mi si dà lei, è venuto qua per dimostrare la sua partecipazione. Un sacco di artisti. Voglio ricordare una cosa importante, che questa Pietrelutta che io assieme ai miei amici vogliamo riportare in me, l'unico che ha mantenuto una scelta accesa è stato Benedetto Casillo, mio amico, collaborato da Mario Meglione, che abbiamo anche qua. Quindi voglio
voglio dire, i napoletani veri, i napoletani puliti, sanno il figlio di Peppino Gagliardi che mi sta dicendo che sta arrivando. A proposito di Peppino Gagliardi, io, perché è stato mio amico, ma amico vero, e abbiamo lavorato insieme, infatti io ho intenzione, ho già dato mandato per fare un premio per Peppino Gagliardi. Premio che daremo alle persone che durante l'anno si sono messi in luce. Quindi praticamente è una cosa molto alla quale tengo molto. Per fare questa cosa, ripeto, i due enti di cui sono assenti ingiustificati, senza polemica, sono stato costretto a fare quelle che si dice in americano, in inglese, crowdfunding, scusatemi la pronuncia, che va bene, per la quale. Voglio dire, faremo questa richiesta a tutti i napoletani, ma spazio per il mondo, di mandarci qualche soldino in modo da realizzare, perché a noi ci serviranno 700-800 900.000 euro per fare tutto, per fare, e senza lucrare lire una su tutto, né io né i miei amici facenti parte dell'associazione. Eccolo qua, in questo momento ho finito di dire che faremo un premio per Peppino Gagliardi. Io credo che le cose essenziali le abbia detto. Adesso faremo due cose. Una, la mia amica di sempre, Desiree, mi spiegherà un poco come il crowdfunding, come si andrà a fare, a chi bisogna andare, eccetera. E poi il mio amico Gino Rivecci ci saluterà. Io direi di dare subito la parola a Gino Rivecci. Ho dimenticato una cosa importantissima, scusatemi. Sapete, politicamente, a suo tempo, chi cercò di realizzare questo progetto? E come al solito, la politica di allora, ma non posso dire le parole esatte per non essere volgare, il mio amico dottore, allora era anche consigliere comunale, Gabriele Carlino. Eccolo qua. Dopo devo fare una precisazione. Parla. La devo fare perché devo correggere una piccola cosa. Sembra così. Innanzitutto ringrazio Gianni, mio carissimo amico, di avermi invitato. Ma circa 20 anni fa ero consigliere comunale a Napoli. E a parte il fatto che fui promotore per fare rete al grande maestro Adriano la cittadinanza onoraria di Napoli, alla quale facevamo la festa al Lucido, forse pure se lo ricordano, sì. Ma fui promotore dopo 3 interrogazioni al sindaco, coinvolgendo la giunta per il ripristino della festa di Pietrotta.
Ora devo fare una piccola precisazione. Gli assenti di oggi, cioè Regione e Comune, per me sono doppiamente colpevoli, perché vi do una notizia, ne parlai telefonicamente qualche settimana fa con il maestro. A Napoli, al municipio, è registrata una delibera che attua, anche con finanziamento, la festa di Piedigrotta. Quindi fu coinvolto tutto il Consiglio Comunale, eravamo in 60, 56 consiglieri comunali di tutti i partiti votarono a favore del ripristino della festa di Piedigrotta. Fu addirittura nominata una commissione, di cui faceva parte anche il ministro Terrano. Faccio qualche nome, c'era Giulio Baffi, c'era Federico Vandalebre, c'era Aurelio Verdi, c'era Marino Niola, e addirittura si parlò addirittura dei carri, quali dovessero essere, si immaginò di fare un carro sui scomparsi, eccetera. Cosa successe? Che la regione dette un suo fondo, che era superiore a quello della provincia e a quello del comune di Napoli. All'epoca, e lo dico senza... perché lo sanno tutti quanti, era il governatore, era Antonio Bassolino. Mi parlò, disse: io la voglio fare questa via di Grotta, e tutta l'organizzazione fu tolta al comune di Napoli. La commissione non fu più convocata, la fecero i soliti funzionari regionali, e immaginate una prima via di Grotta con 500.000 euro all'epoca, fu fatta con Elton John. Sconfessando qualsiasi ipotesi di un ripristino tradizionale di una festa che ha fatto conoscere Napoli nel mondo. Io ricordo solo una cosa, torno subito alla parola, quando andai per la prima volta a un convegno al Cairo in Egitto, solitamente si fa la foto alle piramidi con il beduino che arriva la foto, disse: Maradona, Piedigrotta, cioè conosciuta perfino nel deserto del Cairo la Piedigrotta. Ecco, per questo io la voglio ripristinare. Devo dire un'altra cosa bellissima, che l'unica persona che poi mi sono trovato vicino è stato Benedetto D'Asillo e il maestro Maglione, che hanno sempre continuato a fare la Piedigrotta dal lato religioso. E oggi questa iniziativa del maestro Aterrano, che io condivido in pieno, è quella di ripristinare, oltre a quella che è la festa religiosa della Piedigrotta, che ha radici antichissime, anche quella che era la festa musicale, che ha dato più di me, lui può dire altro. Era solo per puntualizzare un problema. Cioè, la delibera c'è, esiste al Comune di Napoli, chiunque la può andare a prendere, e anche alla Regione. Allora, a Gino Di Vecchio volevo chiedere innanzitutto l'importanza di questa iniziativa e poi il tuo ricordo di Piedigrotta, il tuo primo ricordo. Allora, io voglio allacciarmi a quanto detto da Gabriele Garrino, noto cardiologo, nonché amico della canzone napoletana. È vero quello che dici tu, perché purtroppo questa città spesso ci è abituata ai no. Quindi tu hai detto, non si è fatta perché la regione scavalcò in quel caso il comune, quindi infatti io qualche volta dico, questa non si chiama Napoli, ma si chiama Nopoli. Cioè, sta cosa, Napoli se fa io, Napoli fa male, e quindi non si fa. E purtroppo, l'ho detto, scritto più volte, questo individualismo sfrenato che fa parte del nostro costume ci penalizza. Io dico sempre che se i napoletani facessero gruppo, come lo fanno in tanti altri posti, saremmo imbattibili. Il problema è che siamo un po' di individualisti, siamo tutti primari, tutti privatori, tutti, per cui pur quando giochiamo in pallone, no, nessuno lo in bordo. Alla fine un gatto non va in bordo, perché no, io già signora, c'è annanza, quindi nessuno si vuole sacrificare. Di conseguenza quello che ha introdotto mi dà lo spunto per dire non si è fatto per questo motivo. Adesso questa iniziativa, che è lodevole perché ho tutto fatto da un diciottenne, quindi è la cosa più bella, pensate alla vitalità, all'energia che c'ha questo signore, perché è così, senza progetti, senza degli obiettivi, senza traguardi, la vita si spegne. Quindi è bellissimo, questo signore alla sua età pensi di ripristinare nella maniera migliore la Piedigrotta, e chi meglio di lui, che ha dato veramente tanto alla canzone napoletana e non solo, ma poi a tanti artisti, non deve fare i soliti nomi che dicono tutto a questo signore, a questo maestro, chi meglio di lui quindi può a questo punto mantenere le fila di questa organizzazione. Quindi io sono qua per testimoniare l'affetto, e poi quando qualcuno dice
ma come si fa a venire rotto? Sai, io sono contrario a Giù perché si è da fermare la città, da fare la SICAR, scusate, con un giro d'Italia, quando si è fatto un giro d'Italia, non è fermata la città per un anno, e beh, non si può fare i carri un po' lungo mai. E quando qualche altro obietta, però non c'è più Salvatore Di Giacomo, non c'è più Libero Bovio, non c'è più Ferdinando Russo, ma c'hai Salvatore della Squadra, c'hai Bruno Lanza, c'hai Paolo Moscarelli, c'hai tanti autori, tanti poeti. Io capisco che la tua difficoltà oggi sarebbe come fai a scrivere Miro Male quanto è bello, scrivere tanti sentimenti, perché tu oggi arriva alla palestra e mi dà chi che ha iniziato un muro e quindi scrivo un muro come avanza, chiama subito la finanza perché ha abbandonato abuso. Prima era più facile, tu per esempio fanesta caucciva, è che facile a scrivere, oggi hai una fanesta caciurito perché mi hanno lasciato la monezza a terra, quindi io sta fanesta non si può fare. Oppure Santa Lucia lontano, come la fai? Santa Lucia sta giù, a Fontocina. Quindi, però loro che sono dei poeti sicuramente scavalcherebbero anche questa realtà. E siccome parlo di maestri della canzone napoletana, cioè abbiamo Gino Avella, fammelo dire che insomma l'archivio storico della canzone napoletana, dai, è tutto a questa signora che ama profondamente la nostra terra. Pensa che hanno messo 20 anni fa e 3 giorni, 2 giorni fa avevate il cuore. Perciò vedi, torniamo al discorso di prima. E poi se parli di interpreti, è perché gli interpreti di oggi, insomma, qua abbiamo dei rappresentanti illustri, Mario Maglione, abbiamo Tullio, è venuta Monica, andata via, insomma, non lo so, e come? Monica Salvelli c'è ancora, l'ho vista passare prima, insomma, quindi si potrebbe fare benissimo. E tu devi dirigere non solo l'orchestra, ma devi, perché mi piace molto l'idea del Festival di Napoli, che è una cosa che non si capisce perché non si può fare, non si fa ormai, ma si può fare, si può fare. E quindi noi siamo qui per questo, per manifestarti tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Allora approfitto, se tu permetti, passo il testimone a Tullio, poi a Salvatore, perché di meglio di questi qua. Perché sono io va tutta su lingua, tutta senza. Allora, ho tanti documenti sulla Piedigrotta, perché mio padre grande batterista, grande musicista, grande uomo, onesto, sincero, un amico vero. Abbiamo ospite. Ma faceva tutto questo, lo facevo senza scopo di lucro, gratis. Sui documenti, io ho le formazioni, Gianni, sui documenti che ho di papà, ho le formazioni dell'orchestra, che poi lui si batteva per avere 10 violini in più, 2 trombe in più, capito? Però, dicevo prima al professore, che allora, tanti anni fa, molto prima di Ertogion, non c'erano problemi, perché c'era l'azienda di soggiorno e turismo che organizzava la via di rotta e dove mio padre si batteva con loro per far lavorare i musicisti. Quindi che ben venga, però bisogna stare attenti all'organizzazione, bisogna stare attenti all'organizzazione perché non c'è mai una cosa sincera quando si propone. Perché c'è sempre questo pulito antagonismo, no? tra partiti, tra consiglieri, invece dovrebbe essere un amore universale per la musica e per la cittadinanza. Allora, scusate un attimo, devo fare. Vado. È arrivato un mio amico al quale devo fare gli auguri perché su un suo pezzo oggi compie 50 anni. E
persona che ci sta il mio mentore qua, Pompino, aiuto. Mi ha conosciuto che era un bambino ragazzino. Grazie di tutto per questo. Ti voglio un bel bell'anno. Allora, chiusa la parentesi, parliamo di Piedigrotta. Io ho il piacere di avere una cattedra all'Università dell'Insubria di Varese e Como di sociologia della televisione dello spettacolo. E vi posso dire, ci stanno le registrazioni, quindi potete sapere, che io ho parlato ai miei ragazzi della Piedigrotta. Perché quando si finisce a parlare di Sanremo, inevitabilmente che è televisione, cioè l'evento più caro, io dico le origini di Sanremo risalgono a Piedigrotta. Cioè è inutile che fanno finta che prima hanno fatto delle cose, cioè hanno avuto grossa idea, perché questa cosa dal 1838 ti voglio ben assai, eccetera, eccetera. E quindi voglio dire, e ci sono degli esempi della storia della musica di Piedigrotta che sono clamorosi. Io ieri proprio ne parlavo con il mio grande amico De Paola di una canzone che ha fatto il giro del mondo, perché in Giappone la cantano i bambini a scuola, la quale è stata il primo jingle pubblicitario della storia probabilmente dell'umanità musicale, che si chiamava Funicolì. È stata fatta, come voi sapete, apposta, sono stati chiamati gli autori per fare apposta una canzone pubblicitaria, perché nessuno voleva prendere questa Funicolì. Nel 1880, quindi nel 1880 i napoletani hanno fatto il primo jingle pubblicitario della storia musicale, con i risultati che se ne parla ancora adesso, è tuttora attuale. Voglio dire, insomma, se riuscissimo a fare il 50° di quello che hanno fatto loro, ci saremmo a posto. E comunque bisogna dire alle nuove generazioni che cos'è Piedigrotta, che non è è stato veramente, ha segnato una svolta nella musica mondiale del mondo, perché veramente sono è una realtà che è solamente nostra, napoletana, va difesa a tutti i costi, va difesa anche rifacendola bene comunque, cioè nel senso che se sa da fare, e spero tanto che si faccia, con onestà, professionalità, tutte le caratteristiche che noi grazie a Dio abbiamo. Grazie alla Terrana che ha avuto questa possibilità, che ci dà questa possibilità. Allora, ringraziamo tutti i presenti, mi raccomando di andare sul sito che vi ho citato prima. Grazie Gianna Terrano, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti, e questo è solo l'inizio di una grandissima avventura. Oggi è proprio l'inizio del viaggio, ma dobbiamo fare tante altre cose. E a presto per il concorso che è stato annunciato, e domani sarà inviato un po' su tutte le testate, sui social, ovunque, e speriamo che partecipino in tanti. E volevi dire un'ultima cosa? Il premio di Peppino Gagliardi, che è importante. E il premio di Peppino Gagliardi. Grazie a tutti, grazie.